Ciao, sono Matteo e volevo sapere se eri d'accordo con la penalità inflitta a Magnussen e Ricciardo durante il GP di Sepang. Matteo, le sanzioni che ha subito Ricciardo costituiscono forse un record per la Formula 1. In due gare è riuscito a farsi squalificare nella prima per un problema legato ai consumi, nella seconda perché è uscito in pista con una gomma non avvitata, cioè non per colpa sua. Quindi ci chiediamo effettivamente, ma è giusto punire il pilota? Io penso che lo sia giusto se c'è una violazione regolamentare grave come quella della benzina. E quando c'è un problema per la sicurezza, come l'avvitamento di una ruota, non bisogna mandare in pista o rischiare di mandare in pista un pilota che ha una gomma che si può staccare, che è molto pericoloso. Sarei stato più indulgente con Magnussen che ha tamponato nella fase confusa del primo giro, sono cose che succedono soprattutto a un giovane. Ciao, sono Gianluca. Perché la Ferrari nei test ha velocità di punta molto alte e in gara ha estrema difficoltà? Rispondo a Gianluca. Sì, è vero, la Ferrari segnava delle velocità molto elevate nei test, però non è questo il problema attuale della Ferrari. In realtà, se proprio vai a vedere alcune analisi da me effettuate e che puoi trovare sulla mia pagina Facebook Racing Lab, vedrai che nei tratti veloci sia del circuito di Melbourne, ma ancora di più su quello di Sepang, soprattutto Alonso, ma anche Raikkonen, hanno fatto segnare delle velocità molto elevate, cosa poi non vera nei tratti dove l'assetto contava di più. Di conseguenza, il problema della Ferrari non è solo ed esclusivamente un problema di cavalli, anzi, quello onestamente tenderei a minimizzarlo. Bensì è molto di più un problema di efficienza aerodinamica. Basta ricordare, e questo è molto importante, che l'1% di potenza in più del motore è equivalente all'1% di efficienza aerodinamica. Spesso e volentieri ci dimentichiamo che una monoposto più efficiente è l'equivalente di una monoposto più potente e di conseguenza questo è quello che manca alla Ferrari in questo momento. Ciao, sono Paolo. Pensi che Vettel stia dimostrando veramente il suo valore ora che non ha la macchina migliore delle altre? Sì, Paolo, credo che Vettel stia dimostrando il suo valore. Non ha una macchina all'altezza delle Mercedes, ma l'abbiamo visto in Malese, è stato dietro molto vicino a Rosberg. Quindi nel momento in cui gli daranno un piccolo step, un piccolo passo avanti, lo vedremo anche davanti alle Mercedes, secondo me. Comunque avrà ancora modo di dimostrare quanto è bravo perché per il momento la Red Bull è inferiore alle Mercedes. Ciao, sono Matteo. Visto il prodigioso recupero della Red Bull, pensi che già dai prossimi Gran Premi possa dar filo da torcere alla Mercedes? Rispondo a Matteo. Beh, certamente il recupero è estremamente rapido, soprattutto se lo paragoniamo alle condizioni della Red Bull vista negli ultimi test proprio svolti qui in Bahrain. Il team guidato da Christian Horner rappresenta decisamente un pericolo per la Ferrari, e un pericolo anche non in questo momento ancora così forte, ma prossimamente potrebbe esserlo anche per la Mercedes. Certo, c'è da dire che Mercedes sicuramente in questo momento ci ricorda proprio la Red Bull sia dello scorso anno sia degli anni precedenti. Si sono invertiti quindi i ruoli. Quest'anno comunque sarà molto interessante vedere il proseguo delle prossime due o tre gare, arrivando sino al Gran Premio di Spagna, dove riusciremo effettivamente a capire come i team man mano hanno preso le misure uno dell'altro e avranno anche attuato quei correttivi rispetto a quelle che erano le impostazioni iniziali date ai loro progetti. Ciao, sono Flavio e la mia domanda è questa: come ha fatto la Red Bull a recuperare il gap con la Mercedes in così poco tempo? Grazie. Flavio, sono bravi quelli della Red Bull, altrimenti non avrebbero vinto quattro titoli mondiali in 4 anni. Sono riuscito a migliorare una macchina che aveva un difetto grosso, sono riuscito a metterla a posto, a farla correre, a farla arrivare sul podio in pochissimo tempo, praticamente senza fare i test. Quindi a questo punto mi aspetto che nel momento in cui risolveranno anche i problemi di mancanza di potenza, allora riusciranno anche a stare dietro alla Mercedes e magari anche davanti.
Ciao, sono Matteo. La Mercedes è sembrata una macchina stratosferica. Da che cosa dipende tutta questa superiorità? Un'ulteriore domanda da parte di Matteo in merito alla superiorità della Mercedes. Da che cosa questa è dovuta? Beh, onestamente non da una singola componente e spiegarlo nel dettaglio risulta assolutamente difficile. C'è da dire questo: Mercedes ha trovato un buon equilibrio aerodinamico con il nuovo regolamento. Di fatto molto probabilmente non sarebbe stata così competitiva se le regole aerodinamiche non fossero state cambiate e quindi non fossero stati eliminati i diffusori soffiati che hanno dato così grande vantaggio alla Red Bull lo scorso anno. Inoltre c'è da dire che il propulsore della Mercedes è il packaging, ovvero anche come tutte le componenti adesso collegate hanno permesso di costruire una vettura molto efficiente sotto il profilo aerodinamico, estremamente bilanciata, l'abbiamo potuto vedere sia in Australia ma soprattutto in Malesia, dove il perfetto bilanciamento ha fatto vedere che la monoposto aveva un medio carico aerodinamico, generava un medio carico aerodinamico, ma comunque era globalmente la monoposto più efficiente su quel tracciato rispetto a tutte le altre, anche e soprattutto rispetto a quelle monoposto che poi dimostravano avere nei tratti veloci grandissima velocità massima, altissima velocità massima, ma poi nei tratti più guidati si perdevano. La Mercedes non ha assolutamente fatto così e si è dimostrata una monoposto, come si suol dire in gergo, all round, cioè valida sia per le parti veloci sia per i tratti più guidati delle varie piste.